le parole essenziali del Padre nostro, la preghiera che ha insegnato Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. In questa frase sta l'essenza, sta il cuore della dottrina sociale della Chiesa. Naturalmente, quando noi parliamo di pane quotidiano, non è che noi possiamo prendere un pezzo di pane e consegnarlo materialmente a ognuno, perché questo praticamente non è possibile in una visione universale di diritto sociale che riguarda la collettività di tutti gli stati, di tutte le organizzazioni vero sociali. E naturalmente, arrivato a questo punto, noi dobbiamo fare una riflessione. Noi, per dare a ognuno il pane quotidiano, gli dobbiamo dare il denaro per comprarlo, perché altrimenti la dottrina sociale della Chiesa rimane relegata nel mondo delle grandi utopie, come fino a oggi è. Ancora oggi, quando si parla di dottrina sociale della Chiesa, si parla di un'affermazione teorica fatta razionalmente, scientificamente, come volete, però il cuore è quello di garantire ad ognuno il denaro per comprare il pane. E perché metto il dito su questo argomento? Perché la analisi statistica, perché io sono un freddo ragionatore quando parlo di questi argomenti, ha dimostrato che quello che manca non è il pane, non sono i prodotti alimentari, ma il denaro per comprarlo. 50 milioni di uomini muoiono di fame ogni anno, pur se si distruggono gli eccessi di produzione di beni, di generi alimentari. I surplus agricoli vanno distrutti perché non c'è nessuno che li compra, anche se c'è gente che muore di fame. E allora, quando noi recitiamo il Pater Noster, noi dobbiamo cominciare a capire che quando si recita il Pater Noster non è che si recita una filastrocca, perché quando parla Cristo e dice dacci il nostro pane quotidiano, che vuol dire la parola nostro? La parola nostra vuol dire avere non solo il pane ma anche il diritto di pretenderlo, cioè la proprietà del pane. Il principio del tutti i proprietari, che fu valorizzato da Leone XIII nella Rerum Novarum, è il cuore del diritto sociale, della dottrina sociale della Chiesa, che distingue la dottrina sociale della Chiesa dalle altre linee di pseudo diritto sociale. Perché, per esempio, negli stati socialisti in cui ha dominato il nichilismo giuridico la scuola di Careva e degli allievi di Careva, hanno detto il diritto non serve, serve il pane. Il diritto è una sovrastruttura inventata dalla borghesia per ragioni di conservazione. E hanno levato di mezzo lo strumento del diritto. Hanno fabbricato pane e l'hanno distribuito. Quando si nega il diritto, si nega il godimento giuridico e si riduce il godimento dei beni a godimento fisiologico, cioè come quello dell'animale. Io non posso dire che un cavallo è proprietario del foraggio che mangia, perché il proprietario del foraggio del cavallo è da dove bestiame. Ecco allora che noi, per dare ad ogni persona il diritto di pretendere, dobbiamo dargli la moneta. Perché la moneta è, come abbiamo dimostrato, uno strumento di costo nullo. Abbiamo dimostrato che il valore è una dimensione del tempo, cioè una previsione, e la convenzione è una provisione del comportamento altrui come condizione del proprio. Basta che noi ci mettiamo d'accordo per dare a un simbolo valore monetario, perché quel pezzo di carta diventa moneta. Noi questo lo abbiamo sperimentato a Guardia Grele col CIMEC. Io ho preso dei pezzi di carta, l'ho stampati, e siccome Guardia Grele è fatta di persone intelligenti, in gran parte, è chiaro che dappertutto ci sono quelli più o meno intelligenti, più o meno, però la gente ha capito l'importanza di questo messaggio. Il CIMEC è stato
oro fatto di carta. Perché? Perché basta la convenzione. Siccome ogni unità di misura e la moneta è misura del valore, è una convenzione e quindi è una fattispecie giuridica, la materia prima per fabbricare monete è la stessa che serve per fabbricare fattispecie giuridiche. Quindi simbolo, che è la forma del diritto, scritto, parola, comportamento, pubblicità, la luce dei semafori, anche la luce dei semafori è forma del diritto, puoi attraversare o non puoi attraversare, come la luce dei computer è forma dei simboli monetari. La moneta è fatta quindi, è fabbricata come una fattispecie. Questo significa che chi crea la moneta non è chi la emette, ma chi l'accetta.